Buongiorno a tutti, vi ringrazio per questa opportunità, sono contenta di far parte di questo evento, Disabile siamo tutti, un evento molto speciale e chiaramente necessario. Chiedo scusa per il mio italiano, non è così perfetto. Il termine disabile per me è cambiato in molti modi nel corso degli anni. E oggi sono qui a raccontare un po' la mia storia. 15 anni fa ho avuto un'esperienza che ha cambiato il mio modo di vedere il mondo e la mia idea di barriera. Ero una studentessa universitaria di New York, venuta qui dall'America, per studiare Lugano e conoscere un po' la bellezza dell'Europa. Un pomeriggio i miei amici e io abbiamo deciso di fare un piccolo viaggio in treno fino ad Amsterdam. A un certo punto ho notato che il treno era in ritardo e ho deciso di andare a chiedere informazione in biglietteria. Mentre chiedevo aiuto, il treno è arrivato e ho deciso di correre verso il binario per non restare indietro. Una volta arrivata sulla banchina, il treno aveva già iniziato a muoversi, ma vedendo che c'era una porta aperta, ho deciso di saltare. Ho afferrato la maniglia di sostegno e quasi subito il mio piede è scivolato e sono caduta sotto il treno, già in movimento, perdendo così il mio braccio e la mia gamba sinistra. Ricordo in quell'istante, capivo molto bene ciò che era successo. Ricordo che ero pienamente consapevole che in pochi secondi era accaduto qualcosa di orribile. Quello che non sapevo era quanto la mia vita sarebbe cambiata per via di questo incidente. All'improvviso mi trovavo a prendere delle decisioni importanti per la mia vita. Dove vivere? Come vivere? Come camminare con una protesi? In pochi secondi tutte le cose che avevo immaginato e a cui avevo aspirato nella mia vita erano sparite, senza traccia. Quello che era rimasto erano la paura, la rabbia, molti ostacoli che non credevo di poter superare. Cose semplici come camminare, tagliare il cibo, andare in bagno, ora sembravano impossibili. Pensavo che essere disabile volesse dire che la vita non era più per vivere, che in qualche modo il mio ruolo nella vita sarebbe stato limitato dalla mia disabilità, che avrei vissuto la mia vita osservando il gioco del mondo, seduta negli spalti tra il pubblico. A lungo ho lasciato che le mie difficoltà fisiche e i limiti di molti luoghi definissero ciò che potevo o non potevo fare. Col tempo ho capito che questo non era realmente vivere. Il mio corpo era fisicamente qui, ma io non ero davvero presente. Mentre tutti quelli che mi circondavano si sono trasferiti, si sono laureati, hanno iniziato la propria carriera, io non facevo molto per crescere. Mi ricordo che un giorno sono andata a fare la spesa per la prima volta dopo l'incidente con un'amica. Si trattava di una cosa semplice: comprare cibo, comprare qualcosa di mangiare, da bere, magari da pulire la casa. Ricordo gli sguardi e le occhiate curiose, e ricordo di aver sentito paura e timore. Timore di essere giudicata, guardata con occhi diversi. Ma mentre continuavo a attraversare le varie corsie, per un momento io e la mia amica ci siamo dimenticate di dove fossimo. Abbiamo iniziato a ridere, chiacchierare, spettegolare, e all'improvviso un breve salto al corpo è diventato qualcosa che mi ha divertita.
Avevo dimenticato gli sguardi, le persone intorno a me. In quel momento ero solo una persona che faceva la spesa. E lo sapevo in quel momento che lo volevo rifare. E ho deciso di voler vivere, di essere un giocatore attivo in questo gioco che chiamiamo la vita. Così ho cominciato a lavorare, ho affittato un appartamento, ho iniziato a socializzare, incontrare le persone. Ho assistito ai concerti, spettacoli, mostre, tutto ciò che potesse stimolarmi, aiutare a crescere come persona. Ho ricominciato a viaggiare, sono andata a New York, a Parigi, a Londra, in India. E sì, finalmente un giorno ho conosciuto anche Amsterdam. Sono tornata su quel treno nella stazione di Lugano e ho abbracciato la mia nuova vita. Ho scoperto un mondo che prestava servizio alla comunità dei disabili. Tutto ciò che avrei dovuto fare era essere curiosa. Ho scoperto con poche chiamate e alcune email potevo chiedere dell'assistenza per disabili. Quindi potevo ancora godere della vita come tutti gli altri. Le barriere così non hanno più definito cosa e quello che potevo fare. Erano semplicemente sfide poste sul mio cammino. E quando riusciamo a vedere queste barriere come sfide che lavorano per noi, non contro di noi, diventa più facile accettare chi siamo. Quello non significa che, no, che le barriere non esistono più. Ci sono ancora molti luoghi che rendono difficoltoso l'accesso alle carrozzine, ci sono ancora ristoranti, negozi, stabili senza ascensori, luoghi con gradini. Ci sono ancora persone che hanno difficoltà ad accettare chi è diverso da loro. Ma come creare consapevolezza? Io credo che la consapevolezza parta da noi, da ognuno di noi, dalla nostra presenza e dalla nostra voce. Essere membri attivi della società, mostrare al mondo che siamo qui per partecipare al gioco della vita, che stiamo esprimendo le nostre esigenze, che ci stiamo facendo sentire e vedere. Ora, quando viaggio, sono costantemente consapevole dell'ambiente che mi circonda, dell'accessibilità e di come rendere più facile la vita degli altri che verranno dopo di me. Chi mi sta vicino è anche diventato più consapevole della comunità dei disabili. È così che si comincia. Ora, quando mi guardo indietro, non vedo più la vita di una persona disabile. Vedo molto di più. Ho passato molto tempo credendo a quelle barriere e a quei limiti, pensando che fossero lì a definirmi. Ho imparato che non è quello che ci succede che definisce chi siamo, ma è quello che ne facciamo. Come scegliamo di passarci sopra nonostante i limiti, nonostante le barriere. Il mio messaggio per voi è quello. Per vivere una vita senza barriere dobbiamo prima superare quelli che abbiamo dentro di noi. Il mio desiderio per il futuro è vedere una vita in cui le barriere non esistono per nessuno